Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video. Come potete vedere dal titoletto qui sotto, il video di oggi sarà il What's in my bag, quindi cosa c'è all'interno della mia borsa. Ho deciso di fare questo video dopo il video di presentazione perché appunto è un video molto soft e come primo video appunto dopo il video di presentazione ci stava per rompere un pochino il ghiaccio. E siccome questo è un video tag che mi piace tantissimo seguire, perché mi piace curiosare come vengono organizzate le borse delle altre ragazze, allora ho pensato e ho detto perché no, lo faccio anch'io. Bene, allora partiamo subito. La borsa che sto utilizzando in questo periodo è questa borsa gigantesca di H&M e l'ho acquistata l'anno scorso, e mi pare di averla pagata, se non ricordo male, $39.95. Allora, è una bella borsa resistente, semirigida, in tessuto saffiano, quindi in pelle saffiano, simil pelle saffiano, vabbè, così. E ha praticamente la tracolla, quindi è venduta insieme alla sua tracolla, che non utilizzo mai, però l'ho attaccata alla borsa. E questa borsa è veramente capiente, ha un tascone gigante centrale, vi faccio vedere, che è senza cerniere e senza bottoni, mentre ha poi due cerniere laterali, una e l'altra dall'altra parte. E avendo appunto le cerniere in quegli spazi, cerco sempre di mettere le cose un pochino più importanti e che non voglio perdere. Quindi partiamo subito con la parte centrale, pescherò a caso quello che tiro su e vi dico anche un'altra cosa, cioè nella mia borsa troverete solo ed esclusivamente pochette, perché mi piace appunto organizzare la borsa in tanti piccoli scomparti, visto che comunque la borsa ha un tascone unico, comunque delle tasche molto grandi, allora per non buttare tutta la rinfusa e non capirci mai niente, allora preferisco avere ogni categoria divisa per pochettine. Quindi, allora, per prima cosa pesco il mio selfie stick, e questo qui in particolare di Sailor Moon è lo scettro lunare, sì. L'ho acquistato su AliExpress e appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio assolutamente. La gente quando mi faccio i selfie con questo bastone veramente mi guarda come per dire ma non ci sei, invece ci sono, eccolo qua. Quindi quello. Poi caramelline, in realtà questi qua sono tic tac, l'anguria però sono chewing gum. Poi caramelle, noto che nella mia borsa ci sono caramelle ovunque. Allora, questa prima scatolina di latta e all'interno ci sono le Golia alle erbe senza zucchero. Poi salviettine, e queste, allora, salviettine umidificate. Allora, le salviette umidificate non mancano mai nella mia borsa e posso variare marche, eccetera. Al momento sto utilizzando queste della Fria. Se questa è la Fria, che mi piacciono tantissimo perché sono appunto senza alcol e si possono gettare nel WC perché sono al 100% biodegradabili. E poi appunto per la profumazione, perché sanno di melone, appunto hanno il profumo di melone, quindi salviettine umidificate. Poi altre caramelline, e queste qui sono in questa scatolina di latta di delle caramelle leone ai frutti di bosco, e mi piaceva soprattutto per la confezione perché aveva la fiaba di Alice, appunto, e quindi le ho prese. Poi ho una bottiglietta d'acqua, sempre, una mini pochettina, e questa qui è una pochettina che ho acquistato da H&M e ha una balena con il corno, come l'unicorno, dove all'interno tengo il mio MP3 con relative cuffiette, appunto, e cavetto per caricare. Poi occhiali da vista, e questi sono i miei Tiffany. L'occhiale è questo e mi piace tantissimo perché fuori ha la montatura nera e l'interno della montatura è azzurra, e l'occhiale è questo. Mi piace tantissimo la forma che ha questo occhiale. Poi
occhiali da sole, e questi sono i miei fantastici occhiali da sole in una mega confezione che sto cercando di cambiare, e questi sono i miei Chanel appunto, e gli occhiali sono questi, sono molto grandi, ecco, vediamo se riesco a metterlo a fuoco, eccoli, e sono con le lenti polarizzate, e l'occhiale è questo, ha la montatura molto grande perché mi piacciono belle grandi le montature e che mi riparino appunto molto bene dal sole. Sto cercando di cambiare appunto questa scatola qui perché pesa veramente un botto, e averla nella borsa, giuro, pesa tantissimo. Quindi ho acquistato, e vorrei cambiare anche questa, ho acquistato su AliExpress e le ho pagate tipo 1,50 euro, mi pare, delle custodie per gli occhiali in PVC, mi pare, non lo so, no, in plastica, trasparente, vabbè, di quelle morbide, però sono trasparenti, e appunto sono belle leggere, così riesco a portare nella borsa tutti e due senza dovermi portare questi pesi enormi dietro, quindi mi dovranno arrivare. Poi la mia agenda, anche questa rosa, e questa è una DocuBook Personal A6, e questa è dove all'interno scrivo tutti gli orari di lavoro, gli appuntamenti, gli impegni, eccetera, scrivo tutto qui, ha la sua pennetta ovviamente, poi nel caso farò un video appunto per solo ed esclusivamente sulle mie agende, in particolare questa, in particolare tante altre. Poi prima pochettina, e questa è una pochettina di Chanel nella versione più piccolina, queste me le avevano regalate in profumeria su un acquisto di Chanel, mi pare, e sono un tris di pochette. Allora, in questa più piccolina tengo le cosine di make up che mi possono servire durante la giornata. Contando che io mi trucco la mattina e non ho bisogno di ritocchi durante tutto il giorno, mi porto solo le cose essenziali per non avere appunto il peso, perché tanto non servirebbe a molto. Allora, per prima cosa, le mie salviettine a sorbi sebo, e queste qui sono di NYX. Una cremina mani, piccolina, appunto. Un burro cacao, e questo qui è Blissex. Vediamo se riesco. Ok, questo è Blissex ed è un classic. Poi degli elasticini per i capelli, delle forbicine. Poi ho due profumini. Questi sono due profumini di Sephora e mi piacciono tantissimo questi profumi perché sono piccolini, sono belli leggeri e profumano di frutta. Allora, questo in particolare è al mirtillo e questo in particolare è al mango, e mi piacciono tantissimo, costano poco, sono belli piccolini e li adoro. Poi un correttore, per qualsiasi evenienza ho un correttore, e questo qui è il Fit Me di Maybelline nella colorazione numero 10. Poi ho un blush, e questo qui è un blush di Catrice, ora qui non c'è più il numero perché si è cancellato, ed è un color corallo con il pennellino che utilizzo appunto per il blush, e questo qui è un flat bookie di Too Faced ed è piccolino appunto, e riesco a portarlo in borsa senza avere troppo peso. E come ultima cosa tengo la cipria e con il pennellino, quindi questa è la cipria di Make Up For Ever, l'HD, quella trasparente, e qui c'è il suo pennellino piccolino, riesco ad andare a ritoccare molto bene. Poi ho una seconda pochette che appunto è la media, faccio vedere l'altra vicino, è un po' più grande, e questa è la pochettina delle cosine tecnologiche, quindi dove all'interno tengo tutte le cose che riguardano la tecnologia, in particolare il mio power bank per ricaricare il telefono, poi una
pennetta USB, e questa qui l'ho acquistata su AliExpress, della Magnum, del gelato Magnum. Poi ho questa ventolina, che non è altro che una ventola da attaccare al telefono, appunto, per rinfrescarsi. Io la utilizzo soprattutto d'estate, quando sono al mare, per farmi un pochino di aria qualora non ce ne fosse. Poi un'altra micro pochettina dove all'interno tengo le mie schedine di memoria. Questo robottino fantastico, io lo adoro, l'ho acquistato da Tiger per 4 euro, ed è uno sdoppiatore di auricolari, quindi questo lo si attacca al cellulare o comunque a qualsiasi apparecchio, e poi negli occhietti si applicano i due jack, così con un apparecchio solo si possono ascoltare due persone. E poi all'interno della stessa pochettina ho un'altra pochettina, e questa qui l'ho acquistata da Primark ad Arese, e mi piaceva e l'ho presa soprattutto perché aveva la lettera A, cioè la mia iniziale, con questo ciondolino in oro, dove all'interno tengo questo, che è l'adattatore per auto per caricare il telefono, e poi tengo il LED, appunto la luce LED, da attaccare sopra al telefono per far sì, appunto, per riuscire a fare i selfie o comunque le foto di sera se c'è poca luce. Poi ho il telefono, e questo qui è il mio telefono, è il Samsung Galaxy S5 con questa custodia specchiata, ed è in rose gold, e l'ho presa su AliExpress, anche questa 1,50 euro. Mi dovrebbero dare una medaglia, perché per tutti gli acquisti che io ho fatto su AliExpress veramente dovrebbero darmene un premio. Poi ho un'altra pochettona, e questa qui è la più grande di tutte, ora ve le faccio vedere tutte e tre. Eccole qui, sono in serie, e questa più grande è la pochette che veramente sposto da una borsa all'altra, e questa è la prima pochette che sposto perché è quella più essenziale di tutte, dove all'interno tengo deodorante, e questo al momento è il Dove Go Fresh al cetriolo e al tè verde. Poi questa scatolina con della Nuvenia con all'interno dei salva slip. Poi spazzolina, e questa qui è la spazzolina che regalavano da The Zenis della linea di Barbie, mi pare 2 anni fa. Poi assorbenti, pochettina con all'interno dei cerottini, salviettine umidificate intime, e questo è il momento, anzi io queste sono quelle che acquisto sempre, e sono Fresh and Clean, mi piacciono tantissimo perché sono extra delicate alla calendula, e anche queste, appunto, come quelle della Fria, sono 100% biodegradabili e sono gettabili appunto nel WC, e mi piacciono tantissimo. Poi ho questo stick per i piedi, e questo è della Compid, e non è altro che uno stick per non fare, diciamo, fare attrito tra la scarpa e la pelle, e quindi si mette questo, e così la scarpa scivola e non tocca la pelle, tipo le ballerine, il primo sandaletto, eccetera. Poi ho caramelle digestive alle erbe, e queste le compro in farmacia e le tengo sempre dietro. Poi ho delle bustine di tè, tisane varie, dell'Angelica. Le tisane linea, drenante, questa, le bacche di goji e lici, ed è un tè verde, me le porto sempre dietro. E poi, come ultima cosa, tengo dei blister, appunto, con delle medicine varie. In particolare questo è il Microzer per i giramenti di testa, questo è il Moment per il mal di testa, e questo è il Malox reflusso per lo stomaco. Poi in questa tascona tengo uno specchietto,
E questo qui è uno specchietto di Dior che mi hanno regalato anche questo in profumeria. Tengo la mucchina e questa è in formato piccolissimo, è veramente mignon. E poi tengo questa micro pochettina, stessa bustina, attaccata appunto alla cerniera interna, dove all'interno tengo i miei bigliettini da visita, li porto sempre dietro. Poi nella tasca davanti, quella con la cerniera, tengo il mio portatessere, è molto grande, dove all'interno tengo appunto tutte le tesserine varie che non ci stanno nel portafoglio e sono veramente milioni, milioni, milioni. Qualsiasi cosa, profumerie, farmacia, librerie, supermercati, vabbè, cose varie, tessere varie, e sono quelle che utilizzo un pochino di meno, quindi è per questo che stanno nel portatessere. Poi chiavi di casa mia, chiavi di casa di mia mamma, portone, cassetta della posta, eccetera. E questi sono i portachiavi che ho attaccato, oltre ovviamente ai porta, ai coprichiave, questi comprati su AliExpress. Poi portamonetine, e questo qui è il portamonetine con il cagnetto che avevo comprato dove lavoravo in negozio da me prima, con all'interno appunto le monetine e uno scontrino, due scontrini. Vediamo un po' questo. Caffè, un euro, si può buttare. E questo anche, caffè, ottimo, bene. Una bevitrice di caffè come me non ce ne sono. Poi ho il mio portafoglio, ovviamente, con all'interno le cose che troviamo nei portafogli di chiunque, quindi soldi, documenti, bancomat, carte, all'interno ho anche dei biglietti per andare al cinema, per mercoledì vado a vedere, andiamo a vedere i Guardiani della Galassia, quindi ho già preso i biglietti. Poi ho questo micro porta tesserine, mi piaceva tantissimo perché ha un effetto olografico e l'ho acquistato da Primark e l'ho pagato 2-3 euro, dove all'interno tengo appunto bancomat, carte, patente, tessera dell'autobus, eccetera. E poi ovviamente le tesserine che utilizzo di più, quindi Coop, supermercato Basco, Rinascente, Sephora, eccetera, quindi sono le carte che utilizzo di più. Poi nell'altro tascone gigante tengo un pacchettino di chewing gum, e questi qua in particolare sono i Daygum senza zucchero white, e questi li avevo trovati in una My Beauty Box, sì, e li ho riacquistati perché mi piacevano tantissimo e li ho riacquistati. Poi ho una pochettina, e questa qui è di Victoria's Secret con questa fantasia a righe bianca e rosa, dove all'interno tengo la chiavetta per le operazioni bancarie online. Ho quest'altra pochettina dove tengo, sempre rosa, non mi piace il rosa, no, dove tengo i fazzolettini di carta. Poi ho quest'altra pochettina di Hello Kitty, dove all'interno tengo i miei auricolari del cellulare e un Blistex, e questo qui è una cremina riparatrice per quando mi viene l'arsura e i tagli sulla bocca, mi fa passare subito tutto. E come ultima cosa tengo il mio tablet, e questo qui è un Samsung, eccolo qua. Ok, è bellissimo, con il mio SpongeBob amato dietro, bene, sì, con questa custodia rosa,
con l'orsetto che ho acquistato anche questa su AliExpress, l'ho pagata anche quella 4 euro circa. Quindi la borsa è terminata, è bella leggera, è veramente leggerissima. Ho appeso anche un pompon che vanno tanto di moda. La borsa è finita ed è vuota, è svuotata. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi vedere anche voi se avete organizzato, come avete organizzato la borsa, e se volete qui sotto nei commentini mettetevi appunto, mettetemi il link al vostro canale o comunque al vostro video, che mi fa molto piacere guardarli. Quindi spero che vi sia stato utile e spero di avervi tenuto compagnia. Ovviamente Mary Poppins mi fa un baffo. E niente, il video è terminato, ci vediamo al prossimo video, io vi mando un bacione grande e alla prossima, ciao!